Buonasera a tutti, non potevo non essere qui stasera a concludere questa campagna elettorale di un carissimo amico, Gianluca Gallo che, col quale siamo partiti dal movimento giovanile con un'esperienza proprio qui a Cassano durante, insomma, quella scuola di formazione importante che ci ha consentito anche di svolgere dei ruoli anche prestigiosi e certamente di responsabilità. Un rapporto che è proseguito poi successivamente da sindaco, adesso siamo colleghi in consiglio regionale e lo voglio ringraziare per la sua attività continua, costante, al servizio di questo territorio, e lo voglio dire delle volte andando anche in controtendenza agli ordini di scuderia, e questo ti fa onore ed è il bene che questa comunità ti deve riservare, perché c'è bisogno di saper scegliere. Vedete, le amministrazioni locali sono enti fondamentali per lo sviluppo del proprio territorio. Avere un comune che funziona significa avere un comune che può dare risposte al proprio territorio, e quindi bisogna scegliere bene. Voi l'avete premiato in tantissime occasioni, lui è sindaco da tantissimi anni, ha dato risposte, è stato rieletto, l'avete attraverso anche un consenso importante mandato in consiglio regionale a rappresentare questo territorio. Adesso dovete continuare su questa strada, perché nel momento in cui si ha il buon governo bisogna proseguire su questa strada, e la scelta anche di Mimmo Lione, poi, che è vice sindaco, è la testimonianza più evidente che nessuno si nasconde attraverso anche scelte diverse, diversificate. Si va ancora sulla stessa strada, che significa buon governo per questa comunità, e questo deve essere anche il senso, perché voi domenica e lunedì dovrete fare una scelta importante, dovete andare a scegliere chi governerà questo comune per i prossimi 5 anni e dovete giudicare bene. Ecco perché oggi, soprattutto con le ristrettezze che i comuni hanno, perché non è semplice, vi posso assicurare, fare il sindaco, perché le risorse si riducono sempre di più, c'è sempre di più problemi per poter dare risposte, le tasse comunali purtroppo per far quadrare il bilancio spesso e volentieri aumentano, allora bisogna avere degli amministratori giusti, degli amministratori capaci, degli amministratori che riescono a dare risposte ma nello stesso tempo riescono anche a programmare, a guardare fuori dal proprio comune e avere, ecco, un collegamento con la regione. Diceva Gianluca prima nel suo intervento, è venuto il presidente della giunta qui, è venuto il presidente del consiglio oggi a chiudere, no? Per dimostrare questa squadra che abbiamo costruito in regione, e noi vogliamo essere qui al comune di Cassano soprattutto il giorno dopo. Bravo! Immaginare che qui si possono realizzare le cose, perché oggi le regioni sono enti fondamentali, perché passano i fondi comunitari, hanno competenze sulla sanità, hanno competenze sull'ambiente, quindi il voto che voi date è un voto importante, decisivo, che riguarda l'amministrazione, ma soprattutto riguarda il collegamento tra l'amministrazione locale e la regione Calabria. Ecco perché bisogna fare quadrato, bisogna fare squadra e fare in modo che queste poche ore che mancano ormai alla conclusione della campagna elettorale si lavori con impegno, con dedizione, perché i risultati possono arrivare e devono arrivare se i cittadini danno delle scelte che vanno in coerenza. Quindi è un voto importante, decisivo, che bisogna soprattutto nei confronti degli indecisi, perché naturalmente quelli che già ci sono nella squadra, questa grande coalizione che si è riuscita a costruire, quest'area dei moderati che vogliamo lanciare, questa riproposizione dell'accordo col PDL che abbiamo oggi alla regione Calabria, fa ben sperare rispetto al risultato che certamente arriverà, e sono certo che raggiungeremo questo risultato per lavorare dal giorno dopo per dare risposta a questo territorio, che è un territorio strategico, è un territorio importante, e investire su questa area territoriale significa costruire sviluppo, occupazione, significa costruire turismo, perché questo è uno dei punti di eccellenza
del turismo regionale, però per fare questo c'è bisogno di un gioco di squadra e io sono qui per attestare questo gioco di squadra. L'abbiamo costruito in Regione Calabria, oggi giunta regionale e consiglio regionale lavorano insieme, non c'è divisione, non c'è contrasto. Vi ricordate nel passato magari quando avveniva quel momento, ecco, di divisione, di contrasto? Abbiamo approvato ad esempio per 2 anni consecutivi il bilancio nei termini, abbiamo approvato leggi importanti dal piano casa alla programmazione turistica regionale che mancava legge sullo sport, cioè a voler dire che c'è una voglia, una classe dirigente di dare risposta a questo territorio, alla nostra regione che ha tantissime potenzialità e noi non li possiamo disperdere. Ecco perché è un gioco di squadra che dobbiamo costruire, dobbiamo lavorare rispetto, ecco, agli obiettivi che ci dobbiamo dare, e questa mia visita qui, e non la faccio lunga per dare possibilità anche al sindaco di concludere, io penso che sia una visita che deve far pensare al giorno dopo. Io sono certo che Mimmo Lione diventerà sindaco e quindi un saluto affettuoso a Lauropoli. Grazie per quello che farete, facciamo squadra perché Mimmo Lione diventa sindaco di Cassano. Grazie.